sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Lecco Juventus Under 23 si sfidano la Riga Monticeppi. La formazione di Gaetano D'Agostino vuole continuare la propria corsa. Quarto posto in classifica non può bastare ai blucelesti. In salute e orientati a rincorrere le posizioni di vertice del girone, la Juventus che prova all'inizio a impostare come la formazione più grande di Pirlo, vuole giocare la palla sin dalla difesa, Leone per Cappellini, sbaglia però, recupera palla subito a Azzi che serve Capogna, la girata di Capogna con il destro per il vantaggio del Lecco, un Lecco cinico, famelico, a pagare subito gli errori alla formazione ospite. Capogna che non ci pensa due volte, si porta il pallone sul destro, si gira e con il raso terra sul palo corto segna la sua decima rete in questo campionato. Rivediamo subito, bravissimo Azzi a dare la palla di prima intenzione e poi la giocata di Riccardo Capogna. Rivediamo. Capogna che si gira e va a battere a rete per il gol del vantaggio del Lecco. Ci prova Brighenti su calcio di punizione, non va lontano dai pali di Pissardo, dalla porta del portiere blu-celeste, la reazione della Juve su calcio piazzato, ma poi ancora Lecco, il colpo di testa di Capogna scivola, però il giocatore della Juventus De Marino, allora Mangini la transizione, dall'altra parte c'è Azzi che si accarezza il pallone sul destro e poi accarezza il palo lontano con una giocata magnifica. Paolo Azzi trova la sua seconda rete in questa sua avventura al Lecco. Festeggiato dai compagni, la grande transizione portata avanti da uno scatenato Dudu Mangni, ma ancora una volta gli errori in fase di impostazione, un po' di sfortuna che per De Marino che scivola della Juve, poi Iocolano il taglio porta via un uomo, Mangni allora ha spazio per servire Azzi a sinistra, poi Azzi ci pensa lui con un destro a giro fantastico, realizza così il gol del 2-0, rivediamo anche da questa visuale la sgroppata di Mangni nel cuore della spoglia difesa della Juve che si ripiazza, ma deve sempre inseguire i blu celesti. E poi Azzi, giocata tecnica sontuosa per l'italo brasiliano. Al tredicesimo Iocolano su punizione dall'altro lato, la spizzata, poi rincorre il pallone Capogna che crossa sul secondo palo, il colpo di testa di Merlisala che era rimasto lì dal calcio piazzato, trova però la risposta di Nocchi. Leone a sinistra, lo scambio con Correia centralmente, l'imbucata centrale per Brighenti, ma Pissardo fa buona guardia, la Juve non riesce a costruire azioni pericolose perché il Lecco è bravo a interrompere le trame di gioco con grande pressione sui portatori di palla bianconeri in maglia arancione. Qui però non si intendono cauze, Pissardo ne approfitta, Marquez che sfiora la rete del 2-1 con questo diagonale che accarezza la rete esterna alla porta di Pissardo. Non si sono intesi Cauz e Pissardo nella chiamata, ne approfitta Marquez, uno dei più attivi comunque della Juve nel corso del primo tempo, Correia anche lui un buon primo tempo, gli unici a salvarsi nel disastro juventino. Marquez porta la palla sul destro, rasoterra però innocuo per Pissardo. 47esimo, siamo nella ripresa, Iocolano batte il calcio d'angolo con i pugni in occhi, poi la sforbiciata, la bicicletta al volo di Dudu Mangni che trova col sinistro la risposta. Inocchi, Mangni, presenza costante, una spina nella difesa della Juve come in questo caso, va a sinistra, ne porta via due, le finte, poi mette un traversone che attraversa tutta l'area, arriva dall'altra parte di gran carriera Celiac che punta il fondo, mette un cioccolatino per Simone Iocolano che di testa va a siglare la rete del 3-0. Immarcabile anche uno come Iocolano che non ha nel gioco aereo il suo punto di forza, ma ha grande intelligenza tattica e riesce ad arrivare alle spalle dei difensori della Juve. Ancora una volta disattenzione nella formazione di Lamberto Zauli, pagate a caro prezzo.
Rivediamo, Magny mette dentro una palla che attraversa tutta l'area, non c'è nessuno in maglia arancione, arriva Celiac con grande intelligenza tattica e poi tecnicamente la giocata di Celiac è tantissimo con questo cross perfetto. Lo stacco di Simone Iocolano, riapprezziamo ancora la rete del 3-0 dell'Ecco. Celiac dentro pallone morbido, salta in faccia dal Cibiade. Simone Iocolano, 3-0. Dall'altra parte al 60esimo, Correia. La palla sul destro, la scarica a sinistra, il cross che non può sortire problemi per Pissardo. Iocolano poi viene azzoppato da questo fallaccio di Cappellini che commette una follia e lascia indietro la propria squadra. Un colpo di karate. Veramente poi c'è nervosismo, va Malgrati a parlare con il giocatore avversario, nervosismo perché è un fallo assolutamente gratuito, una follia, una posizione di campo naturalmente non pericolosa. Iocolano che poi sarà costretto comunque a uscire anche più per precauzione che per reali problemi. Doppio cambio, entrano Capoferri e Bolzoni nelle file dell'Ecco. Esce Marotta. Esce anche Paolo Azzi, autore di una grande partita anche oggi. Il lancio lungo, il velo di Emmausso che è entrato anche lui dalla panchina per Magny, lanciato a rete, Magny vede arrivare Capoferri dall'altra parte e Capoferri con il diagonale mancino realizza il poker personale trovando il suo primo gol in blu celeste. L'Ecco totale padrone del campo in questa partita contro la Juve. Arriva anche la quarta rete all'87esimo di Capoferri, ancora una volta c'è lo zampino di Dudu Magny, migliore in campo in assoluto. Immarcabile veramente il numero 10 blu celeste, qui avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Poi con la coda dell'occhio vede l'inserimento con i tempi giusti di Capoferri sul lato debole che va con il mancino a trovare il palo lungo ed è la rete della poker, servito alla formazione di Zauli da quella di D'Agostino. Forte teso il sinistro di Capoferri, 95esimo. Proprio Capoferri che va a prendere questo pallone e lo difende. Qui finisce la partita. Il Lecco domina e vince al Regamonti Ceppi all'ora di pranzo contro la Juventus Under 23. Un 4-0 per blindare il quarto posto e continuare la corsa al vertice.